Do la parola per un breve intervento di Ezio Roccatelli e poi le conclusioni del segretario. Assolutamente. Mettiti là, Ci sono 2 minuti soltanto per esprimere la mia soddisfazione per questa partecipazione, diciamo, e... L'ho disrispettato. Sì. Allora, 2 minuti soltanto per esprimere la mia soddisfazione per queste 2 giornate di partecipazione in presenza e in remoto e la soddisfazione per la qualità di questa discussione che abbiamo affrontato in maniera molto libera, ma anche in maniera molto raziocinante rispetto ai temi che abbiamo posto all'ordine del giorno di questa, diciamo, conferenza. E in particolare io vorrei ringraziare tutti i compagni del gruppo di lavoro della conferenza di organizzazione che abbiamo a suo tempo istituito e in particolare 2 compagni che non sono qui presenti perché hanno lavorato all'esterno per distribuire le tessere, raccogliere le sottoscrizioni, che sono la compagna Maria Teresa e il compagno Giancarlo, diciamo, al quale io credo da parte di ringraziamento di tutti quanti per non essere visiti e così via. Una conferenza di organizzazione che abbiamo voluto, diciamo, fortemente, convinti come siamo che noi dobbiamo ridare finalmente centralità ai temi che riguardano la nostra vita politica, la nostra organizzazione. Antonio Gramsci diceva che la discriminante fra i marxisti e i non marxisti, diciamo, è l'organizzazione. I comunisti hanno il dovere dell'organizzazione. E fra i tantissimi interventi che ci sono stati, io ne cito soltanto uno, quello di Enrico Lai, per dire che noi abbiamo fatto questa conferenza di organizzazione soltanto con un obiettivo, che è quello, diciamo, di rendere più forte la nostra organizzazione, il nostro partito, il partito della rifondazione comunista. E io spero, diciamo, che usiamo, diciamo, con questa determinazione e volontà nei nostri, diciamo, territori. Proprio per questo io penso che sia da assumere in pieno la sollecitazione di tante compagne e di tanti compagni. Oggi è soltanto l'inizio. Questa conferenza di organizzazione, assumiamo questo impegno, la faremo vivere e dovremo farla vivere riaprendola domani nei nostri territori, nei circoli, nelle federazioni, nei regionali, assumendo tutti gli orientamenti positivi che sono emersi. Vi ringrazio ancora.